vicegovernatore, le fiere continuano dopo la Crede Rosario, oggi inaugurazione di San Donà-Fumetto, decima edizione, tantissimi espositori presenti, oltre 1000 accessi di persone solo al momento dell'inaugurazione, insomma un successo anche questo che si preannuncia. È un successo che si preannuncia ed c'è sempre la ressa, è bello vedere ogni anno al taglio del nastro questa ressa che arriva e quindi veramente tanto interesse. Un ringraziamento all'associazione Tanagura per l'organizzazione dell'evento e all'amico Beppe Moreto. Oggi abbiamo già visto questa ressa e se il buongiorno si vede al mattino credo che questa due giorni sarà molto impegnativa per gli organizzatori, per gli espositori, ma crediamo che sia anche un buon veicolo appunto per tutto il territorio e soprattutto per un messaggio che arriva ormai da una fiera che è diventata di natura nazionale. È arrivato anche il messaggio del governatore Luca Zaia che porta i suoi saluti ovviamente agli organizzatori, quindi buona fiera del fumetto a tutti. Elsa Tuzzato, Associazione Tanagura, create ormai da 10 anni questa fiera che di anno in anno cresce, si fa conoscere sempre di più. Quest'anno decima edizione, quali sono gli ospiti più attesi? Allora, quest'anno abbiamo dei super ospiti, per Bonelli abbiamo Perconti e Malisan, per Disney abbiamo Zemelo, inoltre abbiamo tanti autori della autoprodotti come Bigio, Dado e Conte, e l'illustratore Marco Albiero e anche lo scrittore fantasy Paccani. Quest'anno abbiamo ben 250 espositori. Allora, le cose più apprezzate sono le action figure per chi è collezionista, i fumetti, tra cui fumetti sia nuovi che vintage, e inoltre abbiamo un sacco di espositori che portano giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di carte, e quindi ce n'è per tutti i gusti. Infatti domenica pomeriggio, ore 14, inizia la gara cosplay. Quest'anno abbiamo più di 100 partecipanti e abbiamo un super ospite che è Giovanni Labate ed è il vincitore della gara cosplay in Giappone dedicata al famoso manga One Piece. Quest'anno speriamo di superare le 50.000 ingressi, visto i 40.000 dell'anno scorso. Per cui ci attendiamo un grossissimo risultato senza dubbio. Ma questa è la dimostrazione che San Donà è una città attrattiva. Quando la Fiera del Fumetto è iniziata, 10 anni fa, occupava 2.000 metri quadri, adesso siamo arrivati a 10.000. Gli espositori, gli oltre 250 espositori presenti, sono tutti contenti, sono felici di essere qui a San Donà e credo che la risposta che abbiamo avuto fin dall'inaugurazione con i 1000 accessi dia il segno che questo è diventato un appuntamento importante non solo a livello territoriale ma anche a livello nazionale.